Buonasera, buonasera, benvenuti dentro il nostro armadio con Stefania Cattaneo. Ciao Adriana, ciao a tutti. Allora, cerchio di tenere alla mano, anche se non è una lezione sui colori. No, per quella abbiamo già fatta, certo. Quindi il nostro pubblico ormai lo sa come funziona. Però non sa ancora a chi stanno bene le tonalità di moda oggi, come abbinarle con degli abbinamenti ad hoc, quindi esatto. Proprio concreti concreti. E oltre agli abbinamenti anche i total, no? A volte ci capita di vestirci tutte di nero, tutte di bianco, tutte di rosso, ma ci sono degli accorgimenti per stare meglio e per non essere, come dici tu, too much, no? Assolutamente, quindi partiamo proprio dal total, esatto. Black. Che è questo che... Io direi che sta bene a tutte, ma non è vero. Però l'abbiamo usato tutte il total black. Certo, diciamo che il semaforo per il total è appunto uno da utilizzare per tutte, ma attenzione perché ci sono degli accorgimenti, tra cui le trasparenze. Quindi utilizzare delle trasparenze ad hoc, magari in questo caso un po' eccessivo. Questa hai preso una trasparenza che va benissimo per andare al mercato a fare la spesa. Allora, adesso vanno di moda i cut out, no? Ve l'abbiamo detto, quindi delle parti, in particolare anche le tutine intere sono molto di moda, con delle parti che sono come dei collant che possiamo usare. Anche questa stessa maglia che ho io ha delle trasparenze, esatto. Quindi in un look total, quindi tutto nero, sicuramente spezza un po', come spezza anche l'utilizzo del materiale differente. Esatto, vediamo il materiale differente, perché esatto, questo nel primo caso di questa che aveva una specie di pavone, ecco, qui il materiale differente, ma c'è anche un po' di pizzo. Esatto, questo allora è bellissimo, in questo caso look. Vedete, non sembra quasi vestita tutta dello stesso colore, eppure così ha usato una gonna vita alta con il giacchettino corto di pelle. Allora, devo dire che la giacca di pelle si usa anche oversize ed è indistinta, nel senso che potete usarla sia queste strettine, cortine, che over. L'importante è mixarle, sì. Quindi se volete vestirvi tutte di pelle, allora mettete un leggings nero con la giacca over, sì. Oppure una gonna lunga vita alta o una gonna vita alta con il giacchino, come nel caso della foto che ha mixato i tipi di materiali differenti. Ad esempio la borsa è di pelle come il giacchino, appunto, mentre invece la gonna è tipo tulle, mi sembra. Esatto, in questo caso ha usato anche uno smalto per accompagnare scuro. Sì, occhiali anche questi, no, questa sta anche molto bene, però ecco un segreto a cui io non avevo pensato, però mescolate, quindi tutto pelle no, tutto cotone no, mescolate i materiali. Adesso c'è anche tanto vinile di moda, tanto lucido. Però ecco, tutto vinile no, mettete un po', tu stai dicendo mettete un po' di vinile, un po' di cotone, un po' di lana, va bene. Assolutamente, quindi anche utilizzare dei piccoli inserti per spezzare, come può essere una cintura. Allora, nelle puntate precedenti ormai avete capito, come ci spiega anche in questo caso Kim Kardashian, che le cinture molto alte sono di moda, esatto. Insieme ai bracciali un po' impero, un po' egizie, no? Un po' queste cinturone stile. Sì, che ti segnano tantissimo il punto vita e sì, sono molto belle, però è come avere un corsetto addosso, sì, è come non, avere non un è il corsetto. Massimo della comodità. Però chi non ama il vestito fasciante, o comunque chi si sente che segna troppo, può usare anche un vestito morbido spezzato proprio da un cinturone grande, che è solitamente dorato o argento. C'è anche tanto argentato, eh? Ok, questo spezza, però no, diciamo che rompe la monotonia del total, però non è un colore in più. Esatto, perché è soltanto una cintura, un inserto. Ok. Guardate che dicevamo, il nero non sta bene proprio a tutte, perché vediamo Gwyneth Paltrow, per esempio, che è un po' troppo sbattuta, perché le donne dal sottotono freddo, ma con colori come molto chiari come lei, potrebbero essere sopraffatte dal nero. Quindi lei ha il sottotono chiaro? Lei ha il sottotono freddo ma con colori chiari, mentre chi ha il sottotono freddo e colori intensi, scuri, come Kim Kardashian, l'abbiamo vista prima, abbiamo anche forse un'altra foto da mostrarvi, allora lì sì che sta bene. Allora vediamo. Quindi rischia di sbattere un po' il nero, poi secondo me lì anche il trucco gioca molto la sua. Ma eh? Non è che perché... non è perché mora bionda. Esatto, non è mora bionda. No, perché tantissime bionde stanno bene anche col nero, anzi uno dei colori che si dice quasi stia per esempio Biancaneve, prendiamo Biancaneve che è mora, la classe, tanto non c'è bisogno della foto, sappiamo tutti com'è Bianca, lei sta bene con lo scuro, sì.
quindi è proprio il sottotono freddo. L'ultima che hai preso, che è Megan Fox. Megan Fox si è fatta mora, si è fatta bionda e sì, con lo accompagneremmo anche con un rossetto che va, come è stato Elodie a Sanremo, che a me non piaceva, invece non ti piaceva, però è venuto molto di moda, cioè il rossetto non rosso ma tendente quasi al bordeaux e al nero, una matita scura nel bordo. Sì. Non va usata per chi ha le labbra sottili, perché okay, le rimpicciolisce ulteriormente. Questa è per chi ha le labbra, perché grosse, ha le labbra più grosse, carnose, certo. Magari chi anche è mulatto, piuttosto che ha proprio la pelle scura, che ha le labbra grosse, sta benissimo con la matita proprio scura scura e poi un rossetto che tende quasi al rosso, un rosso bordeaux. Quindi sostanzialmente la sintesi è, intanto come si fa a capire se è il sottotono chiaro o scuro? Allora noi consigliavamo freddo di prendere un bracciale, ridillo, se ti perché sta no, bene non, l'oro non li riesco a imparare, oppure l'argento. Se ti sta bene l'oro hai sottotono freddo, se invece ti sta bene l'argento hai sottotono. Poi vabbè c'è l'armocromia, che è proprio una cosa di studio, dovresti usare una consulente dell'immagine, noi cerchiamo di semplificare. Cioè se voi distinto preferite l'oro giallo o il bianco? Sì. Ok, se preferite distinto giallo avete il sottotono freddo, ok, e il nero va bene. Sì. Ok, va bene, andiamo avanti. Total white bianco. Allora, un total white. Allora, abbiamo preso il total black e il total white perché vanno benissimo, soprattutto in questa stagione, anche un po' di transizione, no? Sì. Tra l'inverno e la primavera. Allora, il total white si usa anche in inverno. Bisogna utilizzare degli accessori che potete usare come un gioco degli accessori per il contrasto. Sì. Quindi, o delle dimensioni, aggiungiamo questi tasselli a quelli visti in precedenza. Quindi, il maglione un po' over, con appunto il pantalone di ampiezze e lunghezze diverse, in modo di stratificare, sovrapporre e dare un po' di movimento a quei look che sono total, in questo caso anche il bianco. Anche in questo caso hai scelto materiali diversi, perché sì, c'è la lana del golf, il piumino della borsa e poi un tessuto liscio dei pantaloni. Esatto, e mettendo dentro un pochino il maglione dentro nel pantalone, piuttosto che si nota come si stratifichi, si sovrapponga lunghezze, dimensioni diverse e c'è un po' un gioco di movimento. Che okay, spezza. Esatto, il gioco di movimento, quindi che spezza, va bene. Un altro esempio, sì, possiamo vederlo, che va anche molto di moda, quindi abbiamo cercato di darvi esempi, sì, consueti, ma anche relativi alla moda di questo, certo, momento, che vede le camicie over con sopra un gilet. E questo è anche un trucco per rimanere al caldo, perché la camicia da sola non basta, il gilet da solo nemmeno, insieme sono quasi ci dirigiamo verso quella che è la primavera con un po' di stile. E ho visto che il gilet non è proprio bianco ma è avorio, no? Quindi... Esatto, quindi anche giocare con delle sfumature anche del bianco, perché no? Esatto, perché gli occhiali li ha scelti bianchi, la borsa è verde pastello, quindi sì, in questo caso non è proprio totalissimo, però diciamo che è tendente al total white. E quindi si gioca anche con dei colori chiari molto simili tra loro. Ecco, tu hai scelto dei look tutti e due molto morbidi, mentre sì, con il nero diciamo che è più... Sì, ci lanciamo un po' più nell'attillato. Ecco, magari. Esatto, l'attillato bianco mi sembra un po' più complicato da mettere. Sì, l'attillato bianco è proprio per chi... Se no stiamo sul comodo, sì, quando mettiamo il bianco. Sì. Va bene. È molto difficile, mi raccomando, una cosa banalissima ma fondamentale, il bianco si sporchevole. Sì. Quindi il colletto con il fondotinta tutto sporco, terribile, piuttosto che bisogna stare molto attenti. Sì, il bianco è pericoloso. È pericoloso e in questo caso, oltre all'armocromia, c'è un po' di psicologia della moda, quindi che cosa anche vogliamo dire a chi ci guarda. Io ricordo La Regina del Sud, che non so se l'avete visto. Io no. Un film di questa narcotrafficante donna, insomma, che nella scena finale, proprio per indicare rinnovamento, si veste di bianco, la purezza. Sì, beh certo, il vestito del matrimonio è bianco, per è bianco quello, no? E quindi se volete anche trasmettere questo, sicuramente un po' di pace, di calma. Noi l'anno scorso c'era il beige con la Costa Grammada, che erano queste pensionate che vivevano in costa, sulla costa, e sulla costa dell'Atlantico, faceva la passeggiata, il caffettino, insomma, con questo color pacifica, panna morbido. Esatto, adesso invece lanciamo il bianco. Il rosso sicuramente è più grintoso, attenzione, però si può fare. Sì, attenzione al total red Noga Bibbo. Quindi, ecco, cioè, spiega. Cioè, questo è pericoloso, quindi deve essere elegante.
Cosa facciamo? Allora cerchiamo di abbinarlo innanzitutto o lo stesso rosso o dei rossi complementari. Allora noi vi consigliamo sempre di avere il cerchio di Itten e di vedere che con che cosa sta bene. Quindi non parli più di Total Red, parli di un quasi Total. No, anche Total, ma come vediamo in foto, cioè dovreste proprio, non dico prenderlo nello stesso negozio, ma quasi, attenzione nella scelta dei diversi materiali. Cioè tu materiali. Dici, o è rosso perfettamente identico, sì, oppure deve essere un colore assimilabile al rosso, sì, ma non un rosso diverso. Il rosso è pericoloso, bisogna che, sì, secondo me è più difficile del fai da te, del bianco, del nero. Il, sì, Total Rook rosso magari veramente compratelo nello stesso posto e poi abbinatelo con altre cose. Sì, ok. E anche non la scelta del materiale, sì, è più rischiosa. Io penso già a una scarpa lucida nera, magari l'abbinerei a una borsa lucida nera, sì, non farei tutto rosso lucido, molto aggressivo, comunque elegante. E poi vi facciamo vedere, si può anche fare l'attillato, comunque il rosso vedo che hai usato sull'attillato, sì, sull'attillato oppure sul seducente come l'immagine del red carpet che aveva utilizzato appunto l'influencer qua Giulia, che appunto ha usato anche in uno spacco, però sicuramente sempre morbido, bisogna prestare molta attenzione con il rosso, che sta bene a tutte. Abbiamo un trucco per voi ramate rosse. Esatto, perché io mi sono sempre chiesta, ma noi rosse sta bene il rosso? Io ce l'ho addosso oggi. Ce l'hai, però non è Total, ma ce l'ho. No, c'è un segreto, cioè il rosso deve essere una punta più scura del colore dei capelli, non più chiara, se no ti sbatte, si, sì, diceva, no? Ti sbatte, okay. Quindi quando comprate il rosso, una punta più scura. Ok, soprattutto per le rosse rosse, perché per le rosse dorate, come nella, sì, nel foto, ma anch'io sono abbastanza, sì, chiara. Tu parli della rossa più intensa, ecco, la rossa più intensa in ogni caso deve avere i capelli più chiari del vestito, è giusto? Una punta più scura dei capelli il vestito. Cioè il vestito, sì, deve essere leggermente più scuro dei capelli. Esatto. Ok. Va bene, questo è il trucco, ok. Allora, però noi abbiamo una serie di altri, sì, trucchi. Di trucchetti da imparare, di memorizzare, cerchiamo di spiegarvi in maniera semplice e semplice. Esatto, ma lo facciamo dopo qualche istante di linea alla regia, tra poco. Rieccoci, allora oggi parliamo di come abbinare i colori, sì, e adesso è la volta dei trucchi. Dai, un trucco dei trucchetti, dei segreti da imparare. Allora, noi non facciamo la lezione di armocromia perché, a parte essere molto complicata, sì, e anche abbastanza noiosa, dobbiamo capire come vestirci. Sì, esatto, in parole povere è quello lì. Quindi i contrasti sono da imparare. Allora, cosa vuol dire contrasto? Basso, medio e alto. Proprio velocemente per capire come poi abbinare i vari colori, noi abbiamo il cerchio di Itten alla mano per darvi poi qualche indicazione. Allora, il contrasto basso, lo vediamo, sono i colori con poca differenza di intensità tra loro, quindi quello che a volte si chiama un tono su tono, sì, quasi sfumati tra loro. Quindi il contrasto basso è di sicuro effetto, perché vedete c'è la freschezza un po' del celeste, la dolcezza del rosa, la delicatezza del verde acqua, che si abbinano perfettamente tra l'altro al bianco. Sì. Quindi sono colori molto simili, ok? Sì. È per quello che noi profane chiamiamo appunto il tono su tono. Esatto. Okay? Quello va sempre bene. Va sempre bene, però attenzione un pochino quando usate questi toni, visto che sono un po' confettosi, un po' dolci, un po' pastello. Un po' pastello al trucco. Non fate il trucco pastello, sennò sembrate una bambola. Sì, giustamente. Una bambola di porcellana. Quindi un trucco naturale, semplice, oppure un po' più grintoso per fare contrasto. Quindi, okay, questo è il contrasto basso, facilissimo perché è poco. E vediamo, e questi sono degli esempi di contrasto basso. Sì, con quel colore appunto beigiolino bianco che, come vedete, si abbina e sfoggiate qualcosa un po' più vicino alla primavera, no? Perché comunque quindi è elegante. Anche c'è luminoso. Anche un verdino, un beigiolino, sì, un panna, un bianco lattiginoso, sono tutti colori appunto molto simili, si chiama contrasto basso. Esatto. Va bene. Poi passiamo a contrasto medio. Il contrasto medio è il colore scuro più un colore medio, oppure il colore medio più colore chiaro, oppure colori simili però uno scuro e uno chiaro. Qua è complicato. In pratica il contrasto medio va bene a tutte, perché le stagioni col contrasto alto non sempre possono creare degli abbinamenti così intensi, quindi diciamo che vogliamo anche un look a volte meno appariscente, quindi non è che facciamo tutto fucsia, total look fucsia, magari lo abbiniamo col nero, sì, quindi facciamo il medio, è un bilanciamento tra il basso e l'alto. Okay. A chi sta bene? Quasi a tutti, perché comunque diciamo che valorizza tutte senza apparire slavati, no? Perché c'è sempre un colore che bilancia. Quindi facciamo ovviamente un esempio di contrasto medio. Un esempio, certo, abbiamo anche un esempio da vedere. Ecco, in questo caso c'è il blu col marrone. Sì.
vedete, non è proprio acceso come può essere un fucsia con un rosso, no? Però, sì. Però sta bene a tutte. Ecco, magari avvicinerei. Però questi, il blu col marrone, scusami, li ritroviamo nel cerchio. Sì, 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 il blu con marrone lo ritroviamo nel cerchio, certo. Perché sono all'opposto. E tra l'altro dobbiamo anche dire che mettiamo vicino al viso il colore che più ci valorizza. Sì. Quindi in questo caso, se avessi messo la bionda con il sottotono freddo, avessi messo più vicino al viso il marrone, rimaneva più slavata. Invece il blu la esalta. Che la esalta. Sì, dobbiamo capire quale dei due colori sta meglio con vicino alla faccia, certamente. Però è un modo per utilizzare anche un colore che magari non ci sta molto bene vicino al viso, magari con gli accessori, la borsa, le scarpe, piuttosto. Certo. Che. E questo è il contrasto medio. Il contrasto alto, va bene, se quello basso era con tutti i colori, tono su tono pastello e quant'altro, il contrasto alto è un contrasto netto, definito bianco o nero. Bianco con il nero. Con il nero, sì. Quindi è bianco insieme al nero, il viola con il giallo, il colore scuro con quello acceso. Quindi un contrasto un po' più forte. E questo a chi sta bene? Questo direi a quasi tutte. Ok, va bene. Cioè, lì è la regola poi dei colori. Cioè, nel senso, non è chi sta bene il contrasto alto o basso, ma che colore poi metti, scegli vicino al viso. Quindi o simili, o contrasto medio o contrasto alto. Esatto, okay. E possiamo vedere anche un'immagine un po', ecco, più forte. Ecco, questo però è troppo secondo me. Però se usassi un bianco con il nero sei sicuramente contrastante, ma è un contrasto che... No, bianco e nero sì, ma rosa e verde... Quella è proprio la scelta del colore. Sì. Però sì, sono sì, magari complementari piuttosto che... Sì. Quindi chiaro? Sì, sì, io credo che quest'ultimo sia a scelta a seconda anche dell'occasione per cui sì, ci dobbiamo vestire, no? Certo. Perché vestirsi così col verde e col rosa, insomma, vediamo, mi sembra ancora un po' se possiamo il contrasto alto, perché comunque a seconda del, ecco, bianco e nero. No, bianco e nero va bene, credo. Oppure, che tutte quante, un colore scuro con uno chiaro. Ecco, tu adesso hai il contrasto alto, non si vede, esatto, la gonna. Esatto, la mia gonna non si... provo a tirare su un sì, po' ecco, la gamba. Ecco, ecco la gonna qua, che è un color viola, non è sì, viola, sì, con il blu. Quindi esatto, questo è un contrasto alto e sta bene, è giusto, è un contrasto alto. Sì, per me sì, io l'ho scelto. Quindi. È un contrasto alto e questo sta bene, ma non è esagerato, non è eccessivo, perché tutti e due sono colori forti, ma non eccessivi. Certo, il fucsia è un po' più complicato. Esatto. Va bene. E lì bisogna anche abbinare quelli che sono i colori di stagione. Sì. Quindi i colori di stagione quali sono? Il grigio. Allora vi facciamo vedere un po' di abbinamenti con contrasto alto, medio e quant'altro. Sì. Allora, il contrasto basso è l'immagine che vediamo, che ovviamente è quella che ha i colori più simili tra loro. Che è la prima foto e anche la seconda, no? Esatto, quindi il grigio con un bianco, un panna, un beige, insomma, a seconda poi chiaramente del tono su tono delle sfumature, no? In questo caso. Quindi è la prima foto della modella con le mani in tasca e la seconda anche. E anche la seconda, tutto sommato, cappotto rosino, con sì, cipria. Cipria, esatto, giusto. Mentre quando abbiamo i colori un po' più in contrasto, lo capiamo facilmente, direi, che sì, sono quelli con il fucsia e con il viola e il violetto. Quindi, come vedete, ha utilizzato dei colori viola e red viola, sì, che noi abbiamo anche qua nel cerchio, ha messo colori vicini tra loro. Ha messo colori, sì, sì, quello sì, sicuramente. E poi ci ha messo insieme un bianco, no? No, cos'è un... aspetta, eccolo qua. Il chiaro è un grigino? Sì, un grigino per rimanere nel tono su tono. Ecco, non hanno mai mischiato quasi più di tre colori, perché comunque quella regola c'è sempre. Però no? Ecco, i due viola insieme io non li avrei mai messi, perché sono due viola diversi. Invece sì, perché sono il contrasto... È il momento proprio in cui si iniziano a mixare dei colori che in passato non si mixavano, sì, però sempre secondo la regola dei colori, della complementarietà, dei... È un contrasto analisi, basso quello dei due viola. Un contrasto basso, sì. Perché sono due viola diversi, ma sono sempre viola. Esattamente. Ok, adesso vediamo come abbinare gli altri colori. Sì, proviamo con un cammello, per esempio, che questi sono i due colori, no, sì, del cambio stagione. Il grigio e il cammello sono quelli che si usano in questo periodo dell'anno. E si può abbinare con un bel po' di colori. Io penso che un cappottino cammello ce l'abbiamo tutti. Che era quello che dicevi. Io, pensa che io non ce l'ho. Tu l'altra volta hai detto, dobbiamo assolutamente mettere un cappotto. Non l'hai ancora comprato. Non l'ho ancora comprato.
Ai. Tra un po' arriviamo alla primavera. No, infatti, però, prenderò il trench. È il momento di abbinarlo anche con il rosso, come ha fatto Amal Clooney. Sì. Mi sembra fosse a lei nella foto, esattamente. La prima foto è lei, sì. Con un grande esempio di stile, coordinato con borsetta e scarpe, ma non solo. Potete scegliere di abbinarlo col rosso, con il giallo, con il bianco, per un effetto ancora più elegante, ma anche con il celeste. Devo dire che il celeste è molto bello. È non solo molto bello, ma anche va molto di moda. Sì. Perché è uno dei colori proprio di questa stagione. Quindi il cammello col celeste, diciamo che è una coppia nuova. Perché magari il celeste lo acquistate, ma non sapete bene come abbinarlo, a parte che con i jeans. E con il color cammello invece. Col color cammello, come abbiamo visto, sta bene. Col giallo è un po'... è un po' forte, un po' poi forte. Il giallo vicino al viso appunto non è per tutte. Non è per tutte, però diciamo che quello dove si osa di più, però quello con l'azzurro è molto con molto l'azzurro carino. È bello e va bene per tutte le età, perché comunque anche una signora sta bene, penso. Andiamo avanti. Fantasie e colori. Come abbinare anche queste? Sì, assolutamente. Allora, partiamo dai pois, che insomma sono un must. Allora, sicuramente li possiamo abbinare con uno dei colori dei pois. Quindi in questo caso l'abbinamento più facile, che sta meglio a tutte anche per andare a lavoro, quindi col pois bianco e nero, e quindi la maglia o bianca oppure nera. Ok. La cosa diventa un po' più complicata man mano che il pois assume delle colorazioni diverse. Ah, beh, certo, che se il pois è giallo e verde diventa più complicato. Allora, vediamo intanto due look un po' pin-up, perché ricordiamoci che è nato negli anni 60, quindi quando si mette il pois, che va tanto di moda, si rimanda sempre un po' a quella moda, quindi vogliamo la scarpetta. Quella di Happy Day. Di Happy Days, un po' che richiama con appunto un sandaletto oppure il vestito, e anche la forma, che come vedete è morbida su fianchi e addome. Sì. E quindi se trovate un vestito a pois di quel genere, sicuramente è l'ideale. Lo potete anche prendere per tutti i fisici e sta bene. Va bene, fantasie, dobbiamo correre. Sì, corriamo. Allora, le fantasie anni 60 sono sempre di moda e sono tornate soprattutto in questo momento, quindi o abbiniamo appunto la fantasia al colore, un po' come vale con i pois. Sì. Quindi se la fantasia è arancione, prendiamo la borsa arancione e la abbiniamo con un bianco, con un nero. Questo qua è abbastanza anche di buon senso. Sì. Di buon senso, ma non scontato. Non scontato, certo. Di quelle cose. Allora, diciamo che la regola è di non mettere due fantasie diverse insieme. Non sempre. No. Cioè, invece tra un po' le vediamo anche insieme. La generazione Z ha un tipo di abbinamento che è quello che va di moda adesso. Cioè un abbinato. Quindi toppettino corto con pantalone, questo è proprio classico di oggi. Sì, e qua non ti puoi sbagliare. Non ti puoi sbagliare, puoi mettere una giacchetta bianca e stai molto molto bene. Anche over, quindi anche per chi magari non pensate che la fantasia sia vietata alle curvy, va benissimo, l'importante è la forma del vestito e anche la fantasia. Certo. Se siete curve, magari non usate fantasie piccole, questo l'avevamo detto, mentre il disegno grosso sta meglio alle persone più magre. Ecco, e poi i colori vanno usati con colori anche un po' vitaminici, un po' sprint, e mixati tra loro. Quindi un esempio sono proprio questi abiti a trapezio che stanno molto bene, mentre appunto potete provare questi motivi con pattern geometrici, no? Li abbiamo definiti così anni 60, anni 70, anche nella forma proprio a trapezio. Sì, questo assolutamente. Ecco, questo è bellissimo. Questo è bellissimo, con la riga che slancia, perché è una linea in diagonale, e o le spalle fuori per chi se le può permettere, e non ha un fisico a triangolo invertito, quindi al contrario, tipo una Federica Pellegrini. Non se lo può mettere questa, no? Perché verrebbero enfatizzate troppo le spalle. Questa va bene per una persona un po' minuta di spalle. Sì, perché appunto vengono enfatizzate se già sono grosse e non vanno bene. Regole. Le regole. In chiusura. Sì, per chiudere, colori basici, analogi, allora questi sarebbero da spiegare, non so se abbiamo tempo per farlo. Allora partiamo con appunto degli abbinamenti di Viva Magenta, per esempio, no? Sì. Che è quello che è il colore Pantone di questa stagione. Sì. Che ce la spiega Rossella Migliaccio, che è un po' una guru, certo. Presa dal suo sito. Abbiamo la foto col Viva Magenta e gli abbinamenti che ci propone. Come si può mettere? Con il verde bosco, quello starebbe benissimo a te che sei ramata, perché ha un rosso più forte del tuo tono e un verde bosco. E poi il verde bosco. Che sta bene, sì. Oppure il Viva Magenta Pantone con il giallo, con quel blu celeste e con nero e bianco mixato insieme col contrasto.
appunto abbiamo anche il famoso cerchio che noi abbiamo tenuto alla mano per tutta la trasmissione, sì, che ci può dare delle indicazioni ancora più concrete per fare dei mix sui colori. Allora, per esempio, la ruota monocromatica, che cosa si intende? Voi vedete, questa è la ruota classica del centro del cerchio di item, che vi fa vedere i colori primari, che sono il rosso, blu e giallo, e poi i derivati, no? Sì. Man mano. Se prendiamo la foto successiva, vi facciamo facilmente vedere quali sono i monocromatici, sono tutti quelli a spicchio. Sì, quindi ci sono tutte le tonalità di azzurro, tutte di viola, di rosso, rosa, eccetera. Allora facciamo un esempio di abbinamento monocromatico, che a volte sono quelli che usava anche la regina d'Inghilterra. Sì. È facilissimo. Prendete lo stesso colore e lo usate in tutte le sue però declinazioni, non del colore vicino, se no fate, certo, su un pastrocchio. Quindi bisogna stare nello stesso spicchio. Nello stesso spicchio, se è arancione tutto quell'arancione, se è, okay, viola e via così. Un esempio di triade di colori, cioè usare tre colori vicini dalla triade presi, quindi il giallo per esempio, il blu e il rosso, quelli agli opposti tra loro che fanno una triade. E questo l'avevamo detto. Quella è la gonna, okay, come la mia viola, esatto, col giallo e il verde, e si abbina. Questo è il più difficile, dovete secondo me avere il cerchio oppure sapere i colori bene, certo, perché sennò li mixate. Si prendono i tre opposti, si prendono, bene, i tre opposti fatti a cerchio, e poi l'esempio dei colori complementari, quindi proprio quelli da una parte e dall'altra, il giallo col viola per esempio, oppure il giallo col blu, il viola col verde. Insomma, dovete tenervi un cerchio di item in casa, sì, sul comò, in camera da letto. Però secondo me il monocromatico, il monoblock, o tutto uguale o con le sfumature dello stesso colore, è quello che ci può dare la svolta. Dobbiamo fare il riassunto, saltare il riassunto. Sì, andiamo subito al riassunto per vedere le cose più importanti che vi abbiamo spiegato. Allora, innanzitutto il suggerimento è di non chiudervi nella vostra comfort zone, quindi questo sempre. Quindi provateli gli altri colori, magari tramite quello che volete esprimere. Volete essere candide col bianco, rosse, che cercate una promozione col rosso, grintose, e abbinateli, informatevi, cioè trovate i colori alla moda e provate a abbinare, chiedete anche quando le comprate magari nel negozio, piuttosto che usate anche con le fantasie. La regola è le micro fantasie per tutte, le macro, quelle grosse, per quelle più alte. Rimandate a un colore che faccia da filo conduttore a tutto il look, che così non sbagliate mai, cioè ci deve essere un colore che è il prevalente di tutto il vostro look. Esattamente. Va bene, rivediamo un attimo perché volevo chiederti una cosa. Sì. Infatti, informati, nel senso guardare il nostro programma. Anche. Assolutamente, anche sul sito di Telenova. E anche sul sito di Telenova, sull'HBB, ritrovate tutte le nostre puntate. Va bene, ci fermiamo, ci diamo l'appuntamento per la prossima volta. Assolutamente sì, grazie per averci. E salutiamo tutti, ciao.